Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in mini tip numero 28. Quest'oggi andiamo a completare per quanto riguarda l'argomento AeroSnap per Mac, andando a vedere insieme dove poter andare a recuperare e come installare la seconda applicazione gratuita, MoveMe. Prima di tutto, naturalmente, il sito internet è sempre quello dei iTecnologici. itecnologici.netsons.org, che comunque trovate il link sul mio sito internet, blog della mail.tk. Questa è la pagina per il download. Effettuate il download, qua possiamo pure chiudere. E una volta aperto, ecco qui, dovete semplicemente, come al solito, nella normale applicazione, prendere quella cartella Movie e trascinarla nelle applicazioni. E nel frattempo, insieme a questo file immagine dell'applicazione, bisogna installare anche cornerclick.prefpane, ovvero è l'applicazione già implementata che serve per dare maggiore funzionalità agli angoli attivi dei Mac, e andrà a installarsi questo nel pannello delle preferenze di sistema. Una volta effettuata questa operazione, andiamo insieme ad aprire le preferenze di sistema. Purtroppo questa ancora per il momento sappiamo che anche Snow Leopard gira per quanto riguarda 64 bit, invece quello qua sotto lo troviamo Corner Click, gira sui 32 bit. Difatti, una volta che si accede, verrà richiesto di uscire dal pannello di preferenze di sistema e riaprirlo. È normale, non è un problema, non preoccupatevi. E si ricarica il pannello, naturalmente, dopodiché apre, come vedete, corner click 32 bit. Allora, partiamo qua. Informazioni, semplicemente cosa ci permette di fare. Le azioni che ci permette di fare sono varie: aprire file, le classiche applicazioni, funzioni che c'ha già l'exposé, aprire appunto Apple Script, dashboard, insomma quelle classiche. Quello che si aggiunge a particolare a noi, ci interessa maggiormente per noi, sono naturalmente che può far partire gli Apple Script. Nel setting, naturalmente abilitare, qua System Color, tirate via la spunta After 1 Second, che ho fatto anch'io, comunque se provate a cercare qualche una piccola guida l'hanno tolta anche qui, e dopodiché le azioni, dove appunto qua sopra, in questo caso io ho due schermi, lo faccio nel primo, quello centrale, e ci permette di decidere i quattro angoli come attivarli. In questo caso non è attivo niente, in questo caso sì. Cosa c'è da fare dopo per poterlo installare? Come vedete, è molto molto semplice. Noi dobbiamo semplicemente fare sul tasto più, scegliere il tipo di azione, ovvero in questo caso Run Apple Script, in questo caso il file è Script, Choose, andiamo a scegliere e andiamo a cercarci nella cartella Applicazioni la cartella che avete appena spostato, ovvero MoveMe. Adesso un attimo che la recuperiamo. Comunque, eccolo qua, MoveMe. E selezionate, in questo caso rimettiamo Move Left, e aprite. Ed ecco, vedete che eseguirà questo Apple Script. Qua potete decidere, qua trigger, potete scegliere il pulsante, cioè se con il click nord, clic tasto sinistro, o quello destro, oppure semplicemente accostando, ma funziona relativamente. E dopo i vari pulsanti, il command, il control, shift e altro, insomma. Per eliminare, tirare via così. Molto molto semplice. E questo comunque, e dopodiché, insomma, basta semplicemente adesso aprire una nuova finestra del Finder. In questo caso vogliamo spostarla a sinistra, basta che ci mettiamo qua, come vedete appare la scritta Move Right, clicchiamo, io in questo caso l'avevo settato con il tasto destro, vediamo, richiede un attimino di tempo, esatto, comunque, altrimenti se la espandiamo, eccolo qua, come vedete, molto molto semplice da fare. E io la vedo decisamente molto più utile, cioè molto più pratica e veloce che non fa il Go Finder, perché il Go Finder funziona semplicemente diciamo in locale, cioè solo per le finestre del Finder. Invece, per quanto riguarda Corner Click e Move Me, ci permette di fare questo appunto anche con i siti internet, che decisamente è più una cosa più logica, insomma, cioè ha più applicazioni a cui si può attuare questa funzione.
Bene, penso di aver sforato con la durata del classico minitip, comunque spero di avervelo, di avervi mostrato bene tutte le impostazioni. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!